i ceri mezzani in trasferta a Strasburgo. È questo l'argomento caldo della conferenza del sindaco Filippo Mario Stirati, che ha annunciato l'imminente partenza per la città che ospita il Parlamento europeo. Un evento di portate storiche per la città di Gubbio, il cui simbolo, i ceri, ha ispirato anche il gonfalone della regione Umbria, che ha compiuto da poco 50 anni. Un evento che prevede martedì 16 l'incontro tra la rappresentanza ugubina e i parlamentari, opportunità per portare la tradizione della comunità ugubina sotto gli occhi dell'Europa. Europa, sinonimo di idealismo e aspirazione, al centro di ogni dibattito politico e obiettivo istituzionale. Ringrazio l'Università dei Muratori in primis, che è la proprietaria dei ceri mezzani, e poi tutte le rappresentanze della festa dei ceri, le famiglie dei ceri, l'associazione Maggio Ugubino, naturalmente la diocesi con la quale condividiamo sempre queste scelte, gli sbandieratori che si esibiranno, l'associazione degli ugubini nel mondo, che si è adoperata anche per tenere contatti con i cittadini di origine ugubina che si trovano in Francia, in Lussemburgo, comunque nelle aree vicine al Parlamento europeo. E io ho preso contatti anche con il comune di Tann, sarà presente anche il sindaco di Tann. Ritengo che questi momenti abbiano un grande valore istituzionale, un momento di grande celebrazione, di grande festeggiamento, ma anche un modo per dire che Gubbio, con i suoi ceri, con la sua festa, col suo folklore più autentico, vanno in Europa e nel mondo. Ma non si è parlato solo di ceri e Europa. Altro importante annuncio da parte dell'assessore al personale Rita Cecchetti è stato il contratto firmato con i sindacati di CGIL e CISL, che interpreta le volontà e le richieste espresse dai dipendenti dell'ente comunale. La proposta, votata e approvata dalla maggior parte dei dipendenti, 33 a favore, 19 contrari e 11 astenuti, prevede l'introduzione delle professioni economiche e integrazioni dello stipendio con indennità secondo precisi requisiti. La prima volta dopo tanto tempo che noi facciamo, invece che un accordo ponte, un contratto, l'ultimo che è arrivato nel 2021, che è la parte sia relativa ai fondi economici che alla parte normativa. E quindi con questo nuovo contratto noi andiamo a riconoscere 4 euro di indennità per i vigili che fanno il servizio esterno, e poi abbiamo però voluto riconoscere, ce l'aveva richiesto la CGIL, alle assistenti sociali, in particolare anche in questo caso 2,50 euro, riconoscendo la complessità del loro lavoro in alcune situazioni, quando si tratta di incontro con persone che magari sono situazioni complesse e difficili, e anche agli operai 2,50 euro per coloro che devono lavorare all'esterno o in condizioni di rischio.